per un viaggio all'insegna delle emozioni che muove alla scoperta di alcune delle più importanti formazioni corali italiane e non solo. Ad Arezzo infatti è tornato il Guidoneum Festival e la città è tornata ad essere capitale della polifonia. Diciamo che la perdita del concorso internazionale è stata importante, quindi volevamo che almeno la parte dell'autunno ad Arezzo fosse altrettanto importante musicalmente quanto è stata la perdita del concorso polifonico internazionale, che non abbiamo potuto realizzare per il Covid, perché i cori dall'estero non potevano venire. E quindi devo dire, io ho avuto l'incarico di preparare questo festival i primi di settembre, perché i primi di settembre la Fondazione ha deciso di poter investire un po' di economie sullo sviluppo di questo festival, che già esisteva in passato ma che ora prende uno slancio enorme, perché come avete visto abbiamo concerti che da settembre fino al 26 dicembre, concerti vocali che riempiranno la città di musica, con i cori migliori italiani e con alcuni cori professionali, con musiche che vanno dal canto corale tradizionale fino alla musica leggera, fino a gli Oblivion, che sono un gruppo che va a Zelig, va a Italia 1 con la voce, al coro della Radio Svizzera Italiana, che è un coro straordinario, all'Orchestra Regionale Toscana, quindi siamo contenti. Il sipario sul festival si è alzato con un doppio appuntamento musicale. È stata infatti la chiesa di San Michele ad ospitare due ensemble di primo livello, protagoniste di altrettanti concerti, Liber Cantus, ensemble di Perugia, e il gruppo vocale Novecento.